Ciao a tutti, sono Alison e sto presentando la Harry Benton DC Custom bianca che ho acquistato all'incirca 2 anni fa. Non avevo la mia chitarra da casa con me, quindi la acquistai perché il prezzo era sinceramente vantaggioso e ne sono rimasto colpito, però ci sono anche dei difetti e in questo video mostrerò brevemente quello che intendo. Grazie a tutti, buona visione. Non essendo in Italia, non avevo la mia PRSSE e non potevo portarla in quel periodo, allora decisi di comprare una chitarra a poco e decisi, sinceramente non andai su questa all'inizio. Inizialmente scelsi la TE 90, quindi la Telecaster 90, mi arrivò di un colore orribile, la paletta sembra stata tagliata col taglierino e il colore non era quello in foto, era un colore tipo bianco sciabbato, una cosa del genere, era molto bella, tipo rustica, però mi arrivò di un beige pallido, orribile veramente. Il manico era abbastanza confortevole. Le meccaniche erano orribili, come quelle della mia Echo del 1995, meccaniche che facevano gioco, un paio, e mi sono anche chiesto come mai, dopo tantissimi anni ancora, vengono prodotte meccaniche di quel tipo. Quindi scelsi questa chitarra, perché volevo una chitarra bianca, prima di tutto, e poi il modello SG, mi piace, ho suonato un SG per quasi 2 anni, quando ero, diciamo, ragazzo. E la scelse anche per le meccaniche, qui ha le meccaniche Grover, che dalle recensioni c'erano recensioni positive, quindi questa è stata, diciamo, la mia decisione meccaniche, colore e modello. Ha dei difetti questa chitarra in giro, li elencherò. Suona come tutte le chitarre adesso, diciamo, in circolazione, anche quelle che costano poco suonano, ma suonava anche la mia Echo SP300 del 95, perché l'ho riprovata sul mio valvolare Vox a casa e sinceramente mi sono stupito di come suonava, ma probabilmente quando ero ragazzo mettendola su uno Squier 15 watt, insomma, più le mani che non erano anche all'altezza, non si poteva, diciamo, pretendere tanto. Allora, ho una Focusrite, una Scarlett da 2 ingressi e uso Ableton Live con Bias FX 2. Non ho amplificatori, quindi diciamo che il segnale che sentirete viene dal programma, dal DAW. E niente, adesso faccio sentire, diciamo, il suono che va direttamente nella Scarlett senza diciamo l'utilizzo del plugin. Allora, c'è da dire subito che i pot andrebbero cambiati, chiaramente non rispondono
quando si abbassa il volume non rispondono tantissimo, anche il tono, cioè ci mette un pochino prima di agire sul suono. È un bello suono, è un suono bello caldo, quindi vi ci divertite se vi piacciono, diciamo, il genere dal blues, rock, anche qualcosa di metal, cioè il metal lo fa, ce lo fate tranquillamente, però più sul blues rock probabilmente, e stoner rock alla grande, diciamo, Fu Manchu, Caius, o che altro, Queens of the Stone Age, assolutamente. Ci sono dei vistosi difetti sulla verniciatura, non so se riuscirò a fare delle foto e metterle, diciamo, sul video. Comunque qui sembra che abbiano tirato una secchiata di vernice. I dot non sono allineati, qui ce n'è uno, non so se si vede, ma non so se riuscirò. Farò delle foto, diciamo, forse meglio. Questo non è allineato e qui, diciamo, sono affogati nella vernice. Qua c'è un tratto dove c'è una piccola crepa e si vede il nero. Poi altri difetti, a parte, va bene, le placche si ossidano subito, ma quello con le mani succede. Altro difetto di verniciatura che farò vedere magari in foto qui. Cioè la verniciatura non è stata fatta uniforme, quindi si vede il bianco e un po' di grigio qua, sembra grigio, cioè non è stato verniciato bene, evidentemente la persona non aveva tanta voglia quel giorno. Per il resto niente, le meccaniche funzionano decentemente, la chitarra è molto bella, è un SG e riprende, diciamo, i difetti della maggior parte degli SG, che è questo, che fa veramente incazzare. Se non sono un amante dei difetti così clamorosi, cioè posso anche tollerare la vernice qua dietro, questo è un po' noioso. La chitarra si suona,
È inutile fare buchi a destra e manca per cercare l'equilibrio, non si troverà sicuramente. Ho visto tanti video, la gente mette i pesi dietro, fanno qualsiasi cosa per... Non dico solo su questo, anche sulle SG. Chitarra è nata male, e non so come mai anche la Gibson continua a farle così. Non dico che suona, ti ci diverti. È una bellissima chitarra, la guardo spesso, mi piace tantissimo. Cerco di venderla, ma non ci si riesce perché chiaramente non hanno una grande rivendibilità e questo va considerata la cosa. La tastiera si è già consumata molto, l'ho usata un annetto, nemmeno tutti i giorni, penso una volta a settimana, due volte a settimana, un annetto e mezzo. Ma per carità, le ricolonature si rifanno tutte le chitarre, però si è consumata tanto e qui ho dovuto far limare, non avevo niente qua, che non sono al momento a casa, e ho dovuto far limare i tasti, e qualcuno è storto, ci sono diversi difetti, qui c'era una scheggiatura. Come caratteristiche della chitarra potete andare, diciamo, sul sito, body mogano, il neck mogano, la tastiera rosteggiatoba, vabbè. Come profilo preferisco, diciamo, manici un po' più larghi per le mie mani, le mani sono gigantesche, però è una questione mia, ognuno ci si può trovare bene o male, questa è la seconda delle mani, io preferisco un manico un po' più largo, e anche come profilo forse preferisco un po' una D invece che una C, un po' più confortevole per me. 24 medium jumbo frets, i pickup sono Roswell LAF Alnico 5 vintage style, come avete potuto sentire, e per il resto si suona. Io non volevo fare una recensione negativa né una positiva, nel senso che la chitarra è quello che è. Le meccaniche le lascerei, bastano stretta le dita, sinceramente mi accontento, però sicuramente i potenziometri e la tastiera va assolutamente rifatta, si è subito consumata. Per il resto, insomma, chiaramente è sbilanciata, però... Ciao a tutti e speriamo di passare questo periodo.